Allora Sergio, questa sera qua a Campobello per questo concerto piano solo, tu sei diciamo un cantautore ma utilizzi diversi generi musicali, come ti defineresti? Tu diciamo ti piace il jazz, ti piace un po' anche la musica classica, il cantautorato e quant'altro? Cioè, la musica ti dà la possibilità di esprimerti in tanti modi. La prima volta, in effetti, ho realizzato delle colonne sonore, così è iniziata un po' la mia avventura, negli anni 90. Poi sono entrato in una casa discografica, la prima nel 92, la Hit Dischi di Vincenzo Micocci, e da lì in poi è iniziato un percorso diverso che mi ha portato prima al premio Tenco nel 97 e poi successivamente la mia storia la conoscete, insomma sono andato al Festival di Sanremo e lì è cambiata un po' la mia vita, anche se non è cambiato il mio modo di fare la musica e di viverla. Sei arrivato terzo, quindi hai anche vinto il premio della critica, quindi è andata bene la prima volta che sei andato a Sanremo. Mi sembra sia andato tu due volte, se non vado Sì, errato. Due nel volte, 2008, diciamo, quattro com'è? volte, due volte gara Sì, concorrente, le diciamo. altre due poi con altri, Sì, diciamo. nel 2007 ospite di Simone Cristicchi e nel 2018 o 19 ospite di Nina Zilli. Però quel palco lì del Teatro Ariston è la nostra casa, perché al premio Tenco invece ci sono andato forse una decina di volte. Ho vinto la targa come migliore opera prima nel 2002. Ho avuto anche l'onore nel 2008 di cantare Lontano Lontano di Luigi Tenco. Sa che l'apertura del premio Tenco, della rassegna di 3 giorni, un artista deve cantare quella magnifica canzone di Luigi Tenco. E anche questa è stata fatta. È andata bene anche questa volta. Però diciamo Sanremo, tu sei rimasto un po' male ultimamente perché avevi presentato forse qualche brano e Amadeus non ti ha preso. No, non è così. Diciamo che con Amadeus ci conosciamo. Ha voluto ascoltare 2 anni fa il mio disco in anteprima, Una sola giornata, che è uscito poi ad aprile dello scorso anno. E aveva anche individuato 2 canzoni. Ma poi quando si fa la scelta di un casting, di una rassegna così importante, si fanno delle valutazioni e forse quelle canzoni non andavano bene. Per noi che facciamo questo mestiere, per me in particolare, che abbiamo una nicchia, diciamo, di ascolto, chiamiamoli fan, ma sono persone che amano il mio genere, la mia musica in tutto il territorio italiano, mi seguono, non cambia niente. Ecco, diciamo che certo, Sanremo è un'occasione in più, una vetrina, è la diciamo. vetrina più importante della musica italiana, assolutamente. Però ecco, per chi poi la suona veramente la musica, chi la canta dal vivo, ci sono parametri completamente diversi, anche perché avrete notato che negli ultimi 4-5 anni è cambiato il festival, no? Ci sono ormai le basi, l'orchestra suona su delle basi, Appunto questo ti volevo chiedere. I cantanti usano dei plugin che li aiutano a intonarsi, spesso non si capiscono le parole perché non hanno la scuola della scansione della parola, no? Le parole si devono far capire e questo sì, cioè solo con l'esperienza uno assume quella capacità, quella appunto di far capire la nostra lingua italiana, che è meravigliosa. Ma oggi, per esempio, parliamo della musica contemporanea, si va nei talent, si va, diciamo, in altri luoghi pubblici, televisivi, eccetera, però il concerto dal vivo, magari per questi giovani che magari vogliono intraprendere la carriera di musicista, non si fa più tanto, no? Quindi c'è questa diversità rispetto al passato. Sì, la tendenza ultimamente è quello di apparire, come posso dire, forse a discapito della qualità. Poi stai parlando con una persona che ha raggiunto il successo a 42 anni.
Questo spiega tutto. Cioè, se uno fa la gavetta, come è capitato a Sergio Cammariere, che ha iniziato dagli alberghi turistici girando tutta l'Italia e suonando come pianista di servizio in tutti i varietà televisivi, insomma, tanta gavetta ci vuole. Invece oggi abbiamo la maggior parte del casting che occupano appunto questi talent, che sono da ragazzi giovani che vengono fuori dalla loro stanzetta, dove aiutati dalla tecnologia riescono a creare delle canzoni che, devo dire, mi affascinano a volte, però vai a scoprire piano piano, dopo un anno te le sei dimenticate quelle canzoni. Allora lo scopo importante è lasciare un segno, un'impronta spirituale della propria musica. Se le canzoni rimangono come quelle dei nostri grandi predecessori, penso a Luigi Tenco, a Gino Paoli, a Bruno Lauzi, a Sergio Endrigo, quelle sono le canzoni che rimangono, e io mi sento erede di quella scuola. Quindi ovviamente tu, insomma, a parte la gavetta eccetera, però insomma adesso anche molti giovani vengono bruciati, no? Quindi hanno successo per qualche anno e poi vengono bruciati, quindi questo è anche, come dire, un po' grave per chi si avvicina, per un giovane che si avvicina alla musica. Ma sì, ma poi stiamo anche scoprendo che questi ragazzi che raggiungono il successo così facilmente poi sono costretti a ogni 2 o 3 mesi a sfornare un successo, entrano in crisi. Ma è normale tutto ciò. Invece di farsi stritolare dalle major che hanno il potere sulla musica, no? Fare, come dicevo prima, un percorso personale, un percorso di crescita, un percorso anche spirituale. Ho letto che tu sei cugino di Rino Gaetano, non so se sia vero o meno, è vero questo? Sì, siamo cugini. Cugini proprio? Perché mio nonno paterno, il padre di mio padre, era il padre della mamma di Maria Gaetano. Poi questa cosa è incredibile, perché l'abbiamo scoperto dopo 15 anni che era scomparso Rino Gaetano. In famiglia c'era molta omertà. Pensate che questo mio nonno era soprannominato Seminator, e quindi aveva dei rapporti illegittimi, e da questi rapporti era nata la mamma di Rino Gaetano. Addirittura. Quindi tu non hai avuto modo di conoscerlo? Non l'ho incontrato, però il destino ci ha portati nella stessa casa discografica, perché la Hit Dischi di Micocci ha dato luce, diciamo, ha realizzato tutti gli album di Rino Gaetano, e poi dopo un po' di tempo anche il mio primo album. Che ne pensi di Rino? E Rino, le canzoni rimarranno nella storia, sono nel cuore della gente. Rino è amato dal nord al sud, e sono stato felice che a Roma, a Trastevere, fino credo al 28 di aprile ci sarà questa mostra a lui dedicata. All'inaugurazione eravamo in tanti, musicisti, addetti ai lavori e giornalisti, e insieme a me c'era Riccardo Cocciante, Giusy Ferreri, e niente, insomma, è bellissimo che un artista venga onorato, insomma, venga come si è celebrato, come accade in quel museo di Trastevere, dove si racconta tutta la storia di Rino Gaetano. Tu sei anche di Cosenza, quindi? Di Crotone. Ah, siamo. Di Crotone. Calabresi. Sì, siamo magnogreci. Ok, grazie Sergio e buon concerto. Grazie a voi, buon concerto, e vi aspetto, e spero di regalarvi emozioni. Grazie.